secondo posto per un bravissimo Giulio Ciccone, galvanizzato dal tifo dei suoi conterranei giunti nella località sciistica abruzzese. Tapone era e così è stato anche dal punto di vista dello spettacolo, con una partenza a ritmi folli che non ha permesso un vero e proprio attacco per quasi metà percorso. C'è stato purtroppo anche un dramma sfiorato nella discesa di Passo Godi. Matej Moric cade malamente compiendo un salto mortale impressionante ed atterrando con il capo sull'asfalto. Salvato dal casco, lo sloveno della Bahrain Victorious si è subito rialzato ma, visibilmente scosso per l'incidente, è stato caricato in ambulanza e portato in ospedale per accertamenti. È il secondo ritiro dovuto a cadute per la squadra diretta da Alberto Volpi e Franco Pellizzotti, dopo quello corso a Mikel Landa nella tappa di Cattolica. Dopo 75 km ecco la fuga con ben 20 atleti, inclusi Bauke Mollema, Geoffrey Bouchard, Simon Carr, Koen Boumen e Michael Storer. Il francese della AG2R Citroën è il più scatenato, andando a prendersi i punti necessari per scalzare Gino Meder dalla leadership della classifica scalatori, ed è decisivo il passaggio ai 1457 metri di Ovindoli. Salendo verso Rocca di Cambio Bouchard resta da solo transitando dallo sprint intermedio, poi attacca la salita finale con quasi 2 minuti sul gruppo. Nel tratto più impegnativo c'è anche il vento contrario a rendere tutto più complicato al transalpino, che viene raggiunto da Boumen all'inizio dello sterrato. Il gruppo rosicchia secondi e sale in cattedra Gianni Moscon, che tira dannatamente per il suo capitano Egan Bernal e fa perdere terreno alla maglia rosa di Attila Walter. I due fuggitivi saranno ripresi a tripla velocità dal colombiano della Ineos Grenadiers che vince da solo e batte uno straordinario Giulio Ciccone. Terzo posto per Alexander Vlasov, Astana Premier Tech, e quarto Remco Evenepoel. Per Egan Bernal questo è il primo successo di tappa in un grande giro, quando si aggiudicò il turno non ottenne alcun successo parziale, e vestirà la maglia rosa domani alla partenza della decima tappa all'Aquila. Queste le dichiarazioni del campione colombiano, visibilmente commosso dopo il traguardo, non riesco a crederci di quanto è successo. Ho fatto tanti sacrifici per essere qui ed è una grande soddisfazione, sono felicissimo, devo dire grazie alla squadra perché pone tanta fiducia in me. Vestire la maglia rosa ne vale la pena anche solo per un giorno. La classifica generale vede Bernal guidare con 15 su Remco Evenepoel, 21 su Alexander Vlasov e 36 su Giulio Ciccone. Lo scalatore sudamericano è anche il miglior giovane, maglia bianca. Mentre il ranking dei GPM è guidato da Geoffrey Bouchard. Rimane in maglia ciclamino il belga della Alpecin, Phoenix Timmerli. Domani c'è l'ultima fatica prima del giorno di riposo. Sono in programma i 139 km dall'Aquila a Foligno, con l'ascesa iniziale a Sella di Corno e il valico della Somma a rendere più complicato l'avvicinamento al traguardo nella città nel cuore dell'Umbria.